Arancia Hill 20, 3. 23, 4, 3, 6, 3, 5, 4, 23. 9, 23, qua aprile 2020. Oggi è 5, 4, 4, insomma, che è un numero legato di nuovo agli angeli. Aspettiamo che vi colleghiate. Allora. C'è Monica. Ciao Monica. Federica, allora, buonasera a tutti. Ciao Stefania, c'è anche Stefania. Ciao Vittoria, buonasera. Ben ritrovati, ben trovati. Stasera parleremo con le nostre guide. Con le nostre guide spirituali. Ciao Ornella. Ornella Giorgio, è vero, abbiamo lo stesso cognome. Di dove sei, Ornella? Toscana, anche tu? Chissà che magari non siamo parenti in qualche maniera. C'è anche Crista. Qui stanno già iniziando a. Simone ha già fatto la sua domanda. 12, 12, 74, il mio dono. Giorgia. Elisabetta, Lara. Quindi, come abbiamo fatto martedì, anche oggi lavoreremo con le nostre guide spirituali. Vi chiedo di scrivere la vostra data di nascita, il vostro nome e una domanda da fare. Per cortesia. Come nella diretta dell'ultima volta, ci sono state persone che hanno fatto tipo 4, 5, 6 domande. Non è che se uno fa più domande c'è più possibilità che riceva la risposta, anche perché io poi, cioè, scorro in su e in giù e diciamo, mi faccio guidare dalle vostre guide. Quindi cercate, insomma, cerchiamo di essere anche corretti, no? Nel senso anche di rispettare gli altri. Tanto non vi preoccupate, anche se scrivete avete scritto prima o dopo, cioè non vuol dire, quindi perché sia, anzi magari delegherò Amelia stavolta nel farsi ispirare, nel rispondere alle domande. Ok. Ciao Elna, ciao Graziella. Ciao Lorenza, buonasera. Rosalinda. È che magari cercate di. Elena ha chiesto, dalla mia guida vorrei sapere se le mie gambe riacquisteranno la loro autonomia e se potranno almeno stare meglio. Ecco, questa è una domanda che, cioè, nel senso, che ha anche un senso anche compiuto. Cioè, ad esempio, Rosalinda chiede il mio ideale. Ecco, non so cosa intende per ideale. Già, cercate, questo vi dico di fare le domande perché comunque imparate anche a chiedere, perché una delle leggi universali è quella di, comunque quando interagiamo con le nostre guide spirituali, di imparare a chiedere e a porre le domande nel giusto modo, perché comunque l'universo, le nostre guide, il mondo spirituale interagisce con noi seguendo delle leggi che sono le cosiddette leggi universali, no? La legge del libero arbitrio, nel senso che le nostre guide, il mondo spirituale non può intervenire nella nostra vita a meno che non ci sia una richiesta esplicita. Una richiesta esplicita cosa vuol dire? Non vuol dire
che io mi rivolgo alle mie guide e gli chiedo per favore aiutatemi, ecco, cioè, no, questa non è una richiesta, questa in realtà è come se non l'avete neanche fatto. Una richiesta vuol dire come non ha fatto Elena, quindi visto che Elena hai fatto una domanda pertinente e mi dice Amelia che anche l'altra volta avevi Sì, so chiesto, che no, non ho fatto niente. comunque risponderemo, inizieremo con Elena stavolta. Allora, Elena 25/6/1972. Allora, Elena, per quanto riguarda le tue gambe, appena mi sono collegata, mi hanno fatto vedere te, completamente avvolto da questa bellissima, questo bellissimo verde smeraldo, da questa energia di guarigione. Ci sono tanti, tanti maestri che stanno, cooperando per aiutarti, per sostenerti, quindi credo che tu hai già chiesto il loro aiuto e lo hai chiesto veramente con il cuore, ti sei affidata al mondo spirituale e il mondo spirituale già sta cooperando, diciamo, mi fanno vedere come se questa guarigione già c'è. Diciamo che ci sono dei tempi terreni e materiali affinché questa si compia al 100%, però mi fanno vedere un periodo da qui a 21 giorni, quindi a 3 settimane, in cui ci sarà questa risoluzione di questa problematica alle gambe. Quindi stai serena, affidati, continua con le preghiere, inteso come rivolgiti, affidati alle tue guide, all'Arcangelo Raffaele, visualizzati avvolto da questa bellissima energia verde di guarigione e vedrai che tutto andrà al meglio. Stai serena, veramente. Ti mando un abbraccio. Francesca Neri, 25361, vuole sapere qual è il suo dono. Allora, Francesca, allora, la prima cosa che mi hanno fatto vedere le tue guide è un grande potenziale legato alla chiaroveggenza, quindi c'è un terzo occhio, un sesto chakra che è molto, molto aperto. Allo stesso tempo, c'è anche, diciamo, su questa tua parte, sul terzo occhio, ci sono anche diciamo, dei blocchi legati a memorie di vite precedenti, a patti, a promesse che hai fatto in altre vite. Quindi il consiglio è quello di, sicuramente il tuo dono è quello di essere un canale di comunicazione con il mondo dello spirito, perché c'è una chiaroveggenza molto forte, ma anche di farti aiutare o dalle tue guide o magari affidarti a un terapeuta per poter andare a fare proprio un lavoro di liberazione nella zona proprio del terzo occhio. C'è Stefania Tosatto, 241070, vuole sapere qual è la sua missione in questa vita. Allora, Stefania, sicuramente legato alla guarigione, perché nella tua aura c'è tantissimo verde. E comunque c'è un compito legato alla guarigione e anche agli animali, ai bambini, un compito rivolto al collettivo. È un qualcosa che è come se fosse un progetto che in qualche maniera o a cui hai già pensato, o comunque in qualche maniera a livello intuitivo ti è già arrivato. Quindi cerca di metterti in ascolto, perché comunque è un qualcosa legato alla guarigione del collettivo nel quale sono coinvolti i bambini e gli animali. Ok, poi c'è Antonella Fratocchi, 4 gennaio 61, chiede se può mettere il suo dono al servizio della nuova frequenza. Ah, decisamente sì, Antonella, più che se puoi metterlo, la domanda che mi stanno dicendo le tue guide è come metterlo, nel senso è un po' come se in questo momento dentro di te c'è già questa decisione, questo intento e questa strada che hai compreso che è la tua strada, e quello che c'è adesso da comprendere, da affinare è il come fare tutto questo. Nel caso tuo mi fanno vedere comunque che c'è comunque questa conoscenza legata ai cristalli, alle erbe, alla cristalloterapia, alla floriterapia,
quindi sicuramente sarà un compito di servizio della nuova era, utilizzando molto l'energia di Gaia, di Madre Terra, quindi tutta la parte anche della gemmoterapia, della cristalloterapia, della floriterapia, come un potenziale in questo momento di supporto per te, per allinearti alle frequenze della nuova era, ma anche poi da portare agli altri. Allora, Barbara, 26 agosto 75, 26 8 75, vorrebbe cambiare lavoro, crearsene uno indipendente. Quello che ha in mente potrà realizzarsi? Tutto è possibile, Barbara, scusa. Le tue guide ti stanno dicendo che non. Comunque loro desiderano che noi siamo felici, desiderano che noi viviamo la nostra vita, seguendo quelli che sono i nostri doni, i nostri talenti, quello che ci fa gioire il cuore. Quindi sicuramente sì, tutto ciò si realizzerà. L'importante è che tu ci creda fino in fondo e lasci andare proprio le paure anche legate al sostentamento economico, a non avere dubbi, perché tutto ciò che ti necessita ti sarà sempre portato in abbondanza. L'importante è che tu ti affidi e ti lasci andare il mentale che spesso ti porta un po' nel dubbio, nella resistenza, non ti autosabotare, non lasciare che il tuo mentale ti porta a sabotarti. Allora, Claudia chiede, 28366, quale esercizio fare per aprire la chiaroveggenza visto che vorrei aiutare il regno animale e vegetale? Allora, intanto, visto che il tuo intento è questo, ti consiglio adesso come tue guide, si sono avvicinate a me tutto il popolo degli elementali, quindi le fate, gli gnomi, gli elfi, c'è questa connessione con loro nel quale loro ti aiuteranno, ti supporteranno energeticamente, nell'andare ad attivare, ad affinare questo tuo strumento, che è uno strumento che hai già utilizzato in tante tante incarnazioni precedenti. Quindi in questa vita c'è semplicemente da ricordare quello che già sai, quello che già hai fatto in altre vite, anche in maniera molto, nel senso, come uno strumento che hai utilizzato molto. Per cui il consiglio è quello di metterti in meditazione, connetterti con l'energia di Gaia, della Madre Terra, chiedere il supporto e il sostegno, oltre che alle fate, agli angeli proprio della natura, anche al mondo animale, al popolo degli animali, al popolo delle piante. Prova a collegarti, a fare gli esercizi proprio nell'andare a leggere, a vedere l'aura delle piante, di un animale, e vedrai che rimarrai meravigliata di ciò che accadrà. Poi mi farei sapere. Cinzia Tagliaferri, che è 18.11.66, ti chiede perché prima sentiva al presente la sua guida e ora non più. Perché è cambiata, perché c'è stato un cambiamento, nelle tue guide spirituali, proprio perché c'è stata una grande evoluzione, un grande cambiamento in te. La guida che ti ha accompagnato, è ancora al tuo fianco, ma è un po' come se si fosse messa un po' in disparte, e c'è una nuova guida che è un'energia molto femminile, è un'energia sciamanica. Di una sacerdotessa, una sciamana, ha una connessione molto forte con la guarigione, utilizzando proprio gli elementi della madre terra, gli animali. Quindi prova a metterti in meditazione, a chiedere a questa tua nuova guida di farsi vedere, di farsi riconoscere, di comunicare con te. Fai attenzione alle farfalle, perché mi fa vedere che questa guida comunica. Tanto, cioè, quando vedi cioè, si manifesta attraverso l'energia degli animali, soprattutto, le farfalle. Noemi chiede, 18.12.84, chi è che la sta guidando in questo percorso? Hai dei genitori o comunque delle persone che sono nel tuo mondo spirituale, perché qui vedo queste due figure con energia materna e paterna, che non so se sono i tuoi genitori o i tuoi nonni, comunque sento che c'è tanto supporto e tanta protezione da parte di quella che è stata la tua famiglia terrena. C'è questa figura femminile che penso che sia una nonna, proprio la nonna dal lato materno, che ha questa.
molto amorevole, molto dolce, molto. Ora, in questa diretta non volevo fare contatti con i trapassati, però comunque è arrivata e ti dico semplicemente che c'è sicuramente un grande supporto da parte di quella che sono i tuoi antenati. Quindi c'è questa nonna che è molto presente, molto protettiva nei tuoi confronti, ma allo stesso modo c'è anche una guida che è un uomo. Che in una delle sue precedenti incarnazioni è stato un indiano d'America, che anche lui ha questa connessione forte a livello sciamanico, c'è un potenziale anche in te proprio di guarigione legata allo sciamanesimo, e quindi è un qualcosa che andando avanti, se non stai già facendo, il consiglio che ti dà la tua guida è quello di approfondire. Allora, vediamo un po', perché ci sono anche dei messaggi che non sono molto precisi, quindi magari li elimino da qualcosa. Allora, Dora, Chiederei di essere un po' più precisi. più precisi nella domanda, cioè nel senso di fare una domanda, cioè nel senso una domanda che sia abbastanza precisa. Allora, Dora, 10-12-60, ti chiede quale strada deve prendere. Questa non è È la una domanda, vai, infatti. domanda, no. Ma non perché non voglio rispondere, perché vorrei come vi dicevo, imparate a Tipo chiedere. gente che chiede, c'è un messaggio Quale per me. strada chiedere, quale strada prendere? C'è un messaggio per me? No, cioè nel senso una domanda che può essere, vabbè, quali sono i miei doni, quali sono i miei talenti, come posso sviluppare al meglio questi doni, oppure nell'ambito lavorativo, cioè, ok, ma minimo, cioè, perché se quale strada prendere? Va bene, questo forse un pochino più. Allora, Davide è 11378, dice: piccolo problema legale che dovrà finire in tribunale a giugno. Sono confuso e spaventato per la fedina penale. Cosa consiglio? Davide, quindi c'è questo problema penale a giugno. Allora, questa situazione, Davide, mi dicono le tue guide che avrà una buona risoluzione, però un po' come se ti consigliano cioè, di approfondire nel senso di. Cioè di chiedere, non so, non che l'avvocato che ti sta seguendo non sia, però mi fanno vedere come se c'è opportuno andare a consultare qualcun altro. Quindi prova magari, ora non so, a sentire anche un altro avvocato, un altro, cioè c'è qualcosa legato a chiedere un ulteriore chiarimenti, consulenze. Ad una figura professionale, quindi non so se è un avvocato o comunque un qualcuno, un tecnico, un qualcuno che deve fare una perizia, un qualcosa da aggiungere e da presentare a questa causa di giugno. E poi comunque questo per essere più sicuro e più tranquillo, in ogni caso mi fanno dire che questa cosa si risolverà al meglio. La cosa importante è che tu mantenga un atteggiamento fiducioso e sereno, per non entrare nella paura e nell'ansia, che quello è peggio. Allora, Laura Macagnini chiede, allora, 18-10-78, intanto, vuole sapere se ha ancora dei blocchi su cui lavorare o è a buon punto. Laura, attendimi. 18-10-78. Diciamo, Laura, che il 70-80% di quelli che potevano essere i blocchi o quelli su cui lavorare l'hai già risolto, cioè sei in quello che chiamo io il lavoro di finitura, che anche a volte è quello più difficile, però cioè anch'io, no, nessuno di noi si finisce mai di lavorare su noi stessi. Diciamo che il consiglio è un po' quello di essere un po' più indulgente e meno esigente con te stessa, no? Perché te c'è sempre degli standard abbastanza elevati con te stessa, dove pensi di non fare mai abbastanza, di non essere abbastanza. Quindi cerca, anziché pensare a quello che ancora hai da fare, come riconoscere e dire brava a te stessa, riconoscere i traguardi che hai raggiunto e cioè, il percorso che è il cammino, come guardarti indietro a quello che è stato il tuo cammino fino a qui, piuttosto che quello che ancora c'è da fare, che quello tutti ancora abbiamo un percorso da. Allora, Benedetta, 24-2-2002, ho
vuole sapere se ha dei doni, ha sempre avuto la sensazione di prevedere il futuro. Ma per rispondere a Davide che ha scritto: Ciao, posso farti una domanda? Certo, Davide, puoi fare la tua domanda scrivendo la data di nascita e poi vabbè, se verrai estratto ti risponderò. Quindi Benedetta, sicuramente sì, Benedetta c'è questa grande chiaroveggenza che è un dono con cui sei nata, ma che comunque ti arriva anche che ha appartenuto anche alla tua schiera, alla schiera delle antenate della tua famiglia dal lato materno, ma anche dal lato paterno, quindi è molto forte questo potenziale in te. Allo stesso tempo ci sono anche delle egregore di memorie di paure, più che paure sono delle ferite legate a un tradimento, a qualcosa di molto profondo che hai vissuto proprio nel fare questo in un'altra vita. Quindi il consiglio che ti do su questo è un po' come se questo tuo dono in qualche maniera, non ti dico che è bloccato, però che non si espande, non si esprime appieno perché c'è questa situazione energetica, questo nodo karmico legato ad una precedente incarnazione. Quindi il consiglio è quello di farti supportare da un terapeuta per fare, vabbè, io lo faccio, comunque qui sul gruppo c'è anche Pamela Vona, insomma, è molto brava. Quindi affidati a un terapeuta che lavora sulle regressioni nelle vite precedenti per andare ad andare a sciogliere questo nodo sul tuo sesto chakra. Allora, ecco, Lucy Angela vuole sapere se le guide di sua figlia Michelle Elsa, 17-7-2007, hanno messaggi per lei che ultimamente non riesce a sentirli. Mi fanno vedere che in questo momento è un po' come energeticamente un po' scarica perché mi dicono che loro hanno un contatto diretto con lei da sempre, e solo che in questo momento lei pensa di non riuscire a sentirli. In realtà è un po' come se energeticamente sta vivendo un momento di cambiamento, di transizione legato anche all'età e nella fase, diciamo, dell'adolescenza, in cui è un momento di cambiamento sotto tanti aspetti, anche a livello fisico, a livello ormonale, quindi c'è una fase di transizione anche nel suo campo aurico energetico. Però di star serena che di qui alla fine inizio del mese, quindi diciamo di qui a breve ci sarà di nuovo la ripresa di questi contatti con loro. Dicono di fare attenzione a quelli che sono i sogni che fa durante la notte, perché c'è una grande comunicazione che avviene tra lei e le sue guide spirituali. Francesco 8372 chiede delle informazioni sulle sue guide e come mettersi in contatto. Per metterti in contatto con loro, Francesco, puoi provare intanto per iniziare, mi dicono attraverso la scrittura, che è una scrittura diciamo automatica, ispirata. Ci sono due guide che cooperano con te. Una di queste guide ha un'energia, diciamo, è un uomo, c'è cioè un'energia maschile, mi si fa vedere come un uomo, e un'altra una donna. E hanno tutte e due comunque questo potenziale molto forte legato alla guarigione e alla comunicazione medianica, quindi sicuramente c'è un compito anche per te di essere un canale attraverso cui poi arriva anche oltre all'energia del mondo spirituale, anche la comunicazione del mondo dello spirito. Quindi prova attraverso la scrittura, che comunque nel caso tuo è una scrittura che si trasformerà quasi sin da subito in scrittura, diciamo, ispirata, in cui senti proprio la voce, il messaggio delle guide attraverso la chiaroveggenza. Beatrice Mulas 16461 ti chiede cosa consigli per la mia crescita spirituale. Qualsiasi tecnica che ti aiuti, come si chiama, scusa? Beatrice Beatrice, qualsiasi, di cognome? Mulas. Beatrice Mulas, qualsiasi tecnica che ti possa aiutare nel lasciare andare il mentale, perché comunque hai un mentale molto, molto forte che ti porta spesso nel controllo, nel giudizio, soprattutto verso te stessa, quindi è molto forte questa parte qui, per cui scegli te quello che può essere lo strumento che è più affine a te, ce ne sono tantissimi,
dalla meditazione, la via energetica, lo yoga, la biodanza, il tai chi, insomma, qualsiasi tecnica che ti possa aiutare a entrare in uno stato meditativo inteso a lasciare andare il mentale e portare attenzione alla tua interiorità, alla tua parte proprio femminile, no? Quella parte del sentire. Ok. Allora, Simona Franceschini, 10969, dice: ho avuto il Covid e residuo sintomi. Sono infermiera, la malattia, che messaggio mi sta inviando? Mi aiuti a capire, Allora, Simona? grazie. Simona Franceschini, 10969. Allora, su questa malattia, Simona, c'è un messaggio molto legato a un qualcosa. Ora è il periodo proprio del karma, della pulizia del karma, perché comunque anche nel caso tuo. Questa malattia è molto legata a delle memorie karmiche, quindi è un qualcosa che te, diciamo, una ferita, un nodo karmico di una vita precedente che non hai ancora risolto. Quindi anche qui per te, anche se stai nella fase della risoluzione, della guarigione che già c'è, però il consiglio è quello anche di andare a approfondire, magari facendo una seduta proprio di regressione nelle vite precedenti, questa tematica. Allora, Maria Grazia, 27.11.66, qual è il mio dono e lo porterò alla sua regalità totale per me, per aiutare il prossimo? Maria Grazia, nome, Sì, prova. Maria Grazia, sì. Ah, ci sono più doni, più potenziali, Maria Grazia. Sicuramente quello della guarigione è uno di quelli prevalenti. La guarigione, c'è un compito per te legato alla guarigione e al risveglio, nel senso aiutare le persone a guarire il proprio cuore, a risvegliarsi, a comprendere chi sono, cioè a prendere contatto con la loro parte proprio spirituale. Quindi il fatto di portarlo, come dici te, alla regalità, ora non mi ricordo che termine è usato, è un qualcosa che sta a te, dipende quanto veramente ci crederai in questo, quanta energia darai, perché comunque questa per te è un'incarnazione molto significativa, è un po' come se hai concluso il tuo ciclo di nascita e morte, di incarnazioni, quindi come se in questa vita ti viene chiesto di andare a esaurire e a completare tutto il dharma e il karma, cioè nel senso, quindi tutto quello che hai da dare, da risolvere, quindi questa cosa te la senti, ma comunque prosegui su questa strada che sicuramente riuscirai a raggiungere l'obiettivo che desideri. Allora, Lorenza Micheli, 22.179, vuole sapere se sia possibile sapere il nome della sua guida e se ha dei doni, perché dice che spesso sente accanto a lei delle presenze. Come si chiama, scusa? Lorenza, Lorenza, quando è nata? 22.179. 70. Allora, per quanto riguarda i nomi delle guide, vi dico questa cosa. Allora, a meno che voi il nome non lo sappiate già, quindi in quel caso lì può essere riconfermato da un medium. A me, nella mia esperienza, succede sempre che di solito le guide, anche perché io potrei dirti qualsiasi nome, cioè potrei dirti che la tua guida si chiama Igor, si chiama Vincent, si chiama boh, cioè quindi nel senso, però diciamo che almeno la prima volta il nome della vostra guida arriva a voi attraverso tanti canali, può arrivare in una meditazione, può arrivare magari in un nome che è ricorrente, può arrivare. Chiedete proprio alla vostra guida di farvi sapere qual è il suo nome. Una volta che poi la vostra guida ha comunicato a voi il nome, questo vi verrà poi riconfermato magari anche all'interno di una seduta di channeling. Quindi a parte della guida, voglio sapere. Allora, Però anche anche te ce ne sono tante.
Perché no, no, dice Spero. che praticamente vuole sapere se ha dei doni, perché spesso sente vicino del vulcano. Come dicevo l'altra volta, i doni li avete tutti, tutti abbiamo dei doni. Per quanto riguarda i doni, i tuoi doni, fai attenzione, tutta la parte della chiaroveggenza che andando avanti nel tuo percorso si svilupperà, quindi anche della chiaroudienza, quindi c'è un potenziale anche di sentire, di percepire il mondo spirituale attraverso l'orecchio spirituale. Allora, Alessandra, 19, 10, 80, dice: come po posso comprendere il mio sentire, se il mio sentire è un dono, se ho una guida spirituale dal momento che trovo quotidianamente il cuore ovunque? Ma di legge perché Praticamente dice che come può come si comprendere se chiama? il suo Come sentire è si un chiama e dono. quando è nato? Alessandra, 19, 10, 80, vuole sapere come fa a comprendere se quello che lei sente è un dono e se ha una guida spirituale dal momento in cui trova quotidianamente cuore ovunque. Allora, le guide spirituali ce l'abbiamo tutti, nel senso che non è che un po' come noi, cioè, al di là degli angeli custodi, tutti abbiamo almeno due guide che ci accompagnano, un po' come le figure dell'angelo custode, no? Cioè, abbiamo almeno due guide spirituali che ci accompagnano nella nostra crescita, nel nostro cammino terreno. Poi solitamente una guida ha più un'energia maschile, una ha più un'energia femminile, proprio per l'equilibrio dello yin e yang, no? Cioè, anche a livello energetico. Poi persone che hanno dei compiti particolari e anche una missione magari di aiuto per gli altri sotto varie forme, che può essere persone che fanno quello che faccio io, ma anche per un medico, una persona che si dedica a una professione di aiuto. Sicuramente hanno una schiera di aiutanti molto più numerosa, perché poi ogni guida ha il suo compito, ad esempio tra le mie guide spirituali c'è quella guida che mi aiuta nella parte della guarigione, quella che mi aiuta nella parte del contatto che sto facendo adesso, quella che magari ha delle conoscenze legate alla cristalloterapia, piuttosto che mi aiuta quando faccio regressioni nelle vite precedenti e così via. Quindi nel tuo caso decisamente sì, mi fanno vedere che hai un contatto, soprattutto con una guida che è quasi un dialogo, un contatto dove te parli con lei, lei ti risponde, quindi una comunicazione molto stretta con questa guida. C'è questo potenziale legato alla guarigione, alla comunicazione e con qualcosa legato agli animali, quindi non so se gli animali ti piacciono particolarmente o presta attenzione magari nelle tue meditazioni, se ci sono degli animali che ti appaiono, perché c'è anche questo grande supporto proprio degli animali guida. Per Allora, Valentina 22186 dice che è sopravvissuta a un incidente e a un tumore. Sono le mie guide che mi proteggono? 22.1. 86. Sì, grazie della domanda, Valentina. Vedi, queste sono le domande che mi piacciono. Nel senso, perché è una cosa che non molti sanno, comunque che è importante sapere, che allora ognuno di noi viene qui sulla Terra con una missione, con un compito, con delle esperienze, delle lezioni da imparare, un percorso da fare. Una cosa che voglio che sia chiara è che non esiste la sfortuna, non esiste il caso. Cioè, allora, noi nasciamo nel giorno, nell'ora in cui la nostra anima ha deciso di incarnarsi, perché in quel giorno, in quell'ora, per quella che è la congiunzione astrale planetaria, quindi scegliamo il momento della nostra nascita. Prima di incarnarci, allo stesso tempo scegliamo anche il momento della nostra dipartita, cioè prima dell'incarnazione l'anima sceglie anche il momento in cui se ne andrà. Magari le modalità attraverso questa avverranno, però noi nasciamo con quello che io definisco il francobollo, nel senso che c'è già la data del momento in cui completeremo questo percorso e ce ne andremo. Infatti, una frase che spesso diciamo è che il tempo è prezioso. Il tempo è prezioso perché comunque noi abbiamo un tempo da trascorrere in questa vita. Una volta completato, ce ne torniamo a casa. Quindi questo può avvenire poi attraverso un incidente, una malattia, un infarto, mentre attraversiamo una strada. Vabbè, quella è la modalità. E allo stesso modo, magari se si verificano delle circostanze per cui a causa magari di una malattia oppure di un incidente stradale
Noi potremo anche andarcene prima del nostro tempo, le nostre guide che conoscono quello che è il nostro disegno, perché le nostre guide sono informate su quello che è il percorso che noi abbiamo da fare su questa terra. Se si verificano delle circostanze che potrebbero portare ad una morte prematura, intesa prima del nostro tempo, o magari anche a fare non so, un incidente in cui comunque staremo male, avremo del cioè, quindi loro fanno in modo e in maniera che questo non accade, non accada. Mi è successo anche a me più volte in cui sono stata, tra virgolette, salvata dalle mie guide spirituali perché comunque non era ancora il mio tempo. Quindi decisamente anche nel tuo caso sono state le tue guide che hanno ti hanno protetta e hanno impedito che accadesse ciò che non doveva accadere. Quindi quando vi dico che comunque è importante sempre affidarci inteso proprio proprio alle nostre guide che ci sostengono, ci supportano e quindi tutto ciò che noi viviamo è un qualcosa che fa parte del nostro percorso terreno, quindi non esiste la sfortuna, non esiste il malocchio, non esistono cioè, persone che ci no, perché questa persona no. Allora cioè, cerchiamo di prenderci la responsabilità della nostra vita, inteso che anche se viviamo un'esperienza dolorosa, un qualcosa che ci fa star male, sia a livello fisico che a livello emozionale, la domanda da porci è quella che cosa ho da imparare attraverso questa esperienza, come mai la mia anima ha attratto quest'uomo che magari mi fa soffrire, che cosa ho da imparare, magari ho da imparare a rispettarmi, perché si trova, magari attraggo sempre degli uomini che non mi rispettano, forse la lezione è quella di imparare ad amarmi, a rispettarmi. Ecco, cerchiamo di uscire dal ruolo del vittimismo, cioè di essere consapevoli che tutto ciò che accade, che viviamo, è un qualcosa che la nostra anima ha scelto prima della nostra incarnazione e quindi che siamo sempre costantemente guidati, non a caso la parola guide, guidati, protetti e supportati dai nostri aiutanti spirituali. Allora, Maria Grazia, 10, 8, 59, dice: 3 anni fa è mancato suo marito. È da un paio di mesi che gli succedono cose particolari, paralisi notturne, voci indistinte, brividi intensi di freddo. Mi piacerebbe sapere cosa pensi, potrei avere delle capacità? Si chiama scusa? Maria Grazia, Un'altra. 10, 8, 59. Sicuramente sì, c'è questo contatto di tuo marito che sta cercando di comunicare con te, c'è un potenziale a livello proprio medianico che si sta risvegliando, che si è risvegliato dopo la sua dipartita, come spesso accade quando viviamo un lutto. Quindi il consiglio è di magari di prestare attenzione a questo, magari di affidarti anche a qualcuno che ti possa aiutare in questo. Se vuoi, insomma, mandami una mail al mio indirizzo contattoceleste@gmail.com e ci sono anche tanti corsi o percorsi che faccio sia individuali che di gruppo. Tra l'altro, qui sul gruppo Bridges of Light c'è, ho visto anche la Slavi, che è una mia cara amica, la Slavi Gering, fa dei corsi online di medianità, è molto brava, è un'ottima insegnante, quindi magari il consiglio è quello di fare anche proprio un percorso, diciamo, formativo. Se non è con me, con Slavio, con chi vorrei te per andare ad approfondire questo tuo potenziale, che è qualcosa che è molto forte, però ha bisogno di essere un po' supportato da persone che ti aiutano, altrimenti da sola non riesci. Allora, Silvia degli Angeli, 5974, dice che ha sempre sentito energie, sensazioni, odori e sogni. Come può fare ad approfondire questo canale? Sempre sentito? È sempre sentito energie, sensazioni, odori e sogni. Anche per te, Silvio, il consiglio è quello. Allora, diciamo che quando su questa cosa qui ci sono anche un po' sono delle mie colleghe, alcuni che sostengono questo fatto che quando noi abbiamo questi doni, questi talenti, non c'è bisogno di fare dei corsi. Ecco, su questa cosa io non sono molto d'accordo perché
Anche nel mio caso, sin da quando ero bambina, cioè, ero naturalmente chiaroudiente, quindi anche io sentivo le energie, sentivo chiarosenzienza, chiarudienza, però sicuramente i corsi e i percorsi che ho fatto con medium e con insegnanti mi hanno aiutato ad affinare questi strumenti, a padroneggiarli, mi hanno dato tante indicazioni per poter prendere in mano, avere anche il coraggio e la fiducia di affidarmi ai miei canali medianici, di padroneggiarli, di affinarli. Quindi il fatto che noi abbiamo uno strumento. E anche uno strumento che magari abbiamo utilizzato in altre vite. Non è detto che però in questa vita da soli abbiamo bisogno a volte di essere accompagnati e supportati da un insegnante che in realtà non è che ci insegna nulla, perché anch'io non è che vi insegno niente, vi aiuto semplicemente a ricordare ciò che già sapete fare, quindi è una figura di accompagnamento, per cui anche nel caso tuo, Silvia, siccome c'è un potenziale a livello medianico molto forte, cerca, ascoltati un attimo e senti te, che poi alla fine lì c'è anche una sintonia, a livello che può essere quel medium, quell'insegnante, che ti ispira, a cui senti di affidarti per fare un percorso, no? Come ti dicevo, a parte i percorsi che faccio io, ci sono tanti altri medium, c'è cioè qui nel gruppo c'è la Slavi che ha una scuola che fa dei corsi, cioè, quindi sentite voi, lasciatevi anche, imparate ad ascoltarvi, al vostro sentire. Vediamo questa qui era finito a tutti. No, no, no. Vi chiedevo la cortesia, l'ho detto all'inizio, magari di evitare di scrivere più volte, però, nel senso che anche se scrivete 4-5 volte, cioè, però anche perché, cioè, Amelia, ti chiedo di scorrere anche un po' in giù, Io scorro in se su no vado e in giù. io, cioè, nel No, senso sto che. scorrendo in su e in giù, ci sono tante domande, l'ho anche scritto, che non sono precise, del tipo chiedono Però, cosa dice la mia guida. l'ho detto all'inizio, Io ripeto, l'ho anche scusate, l'ho scritto. ripetuto più volte, che non rispondo alle domande generiche, perché in questa diretta. Facciamo come anche nell'altra, contatti con le guide, con il nome, la data di nascita e una domanda che sia il più possibile precisa. Poi domande generiche Allora, non entrano in Daniela, io considerazione. cerco di darti quelle un pochino più precise. 13670 dice di sentire di avere un legame particolare con un uomo che non abita nella sua città. Il suo nome comincia per M. Mi sai dire cosa c'è tra me e lui? Un legame karmico, inteso Daniela, c'è cioè un'anima. Ma guarda, sicuramente un'anima gemella, non ti dico un'anima di fiamma gemella, comunque questo andrebbe approfondito poi, però sicuramente c'è un legame karmico, è una tua anima gemella, quindi un'anima compagna, nel senso, ma anche con delle caratteristiche proprio di un'anima gemella, inteso come c'è un legame molto forte, quindi è un'anima con cui hai sperimentato in tante tante vite, siete state molto uniti da un punto di vista proprio d'amore, quindi è un po' come se in questa vita, nonostante non lo conosci perché l'hai conosciuto da poco, però lo conosci perché le vostre anime hanno già sperimentato, quindi consiglio che ti do, cerca di lasciare andare il mentale, vivi questo incontro con una benedizione, affidandoti al tuo cuore e al sentire della tua anima, perché è una grande opportunità per entrambi, anche a livello evolutivo. Non sarà sicuramente un qualcosa di semplice, perché come tutte le legami con le anime gemelle, i legami karmici, sono legami che tirano fuori anche tanto, quindi anche ci sarà un po', non dico sofferenza, però sarà un po' tormentato, nel senso un po' problematico all'inizio, quindi però ecco, non desistere, abbi fiducia, perché poi comunque già da subito ti darà anche delle cose belle, ma andando avanti ancora di più. Allora, Ecco, la sbrigativa. non è facile, è molto difficile La fare faccio da me. domande stranissime. Federica Ricotti, 22:10:57, vorrebbe sapere se Mako è un grande amore karmico e se staranno insieme nel futuro di questa. 22:10 57. Marco. Mako. Stessa cosa come ho appena risposto adesso a Daniela, sì, è un legame karmico.
Sarete insieme, però c'è da passare un periodo un po' difficile, quindi devi avere pazienza, devi fidare, devi credere, credere a ciò che senti, perché comunque il tuo sentire non ti ha ingannato, tu sai benissimo chi veramente è quest'uomo e quello che sarà andando avanti nel proseguo della tua vita. Quindi mi fanno vedere comunque un periodo da qui ai prossimi 3 anni, nel senso che nei prossimi 3 anni ci sarà tutto un relazionarvi, però per avere una piena realizzazione, come tu desideri, di questa vostra unione, dovrei aspettare almeno forse un paio d'anni, però insomma 2 anni, cioè, abbi pazienza e cerca di essere lungimirante. Allora, Laura Ruberti, 10-11-69, chiede, oltre alla sua guida che già conosce, c'è anche qualcun altro? Allora Laura, decisamente sì, in questo momento c'è questa guida con questa energia molto femminile che tu già conosci, tu già sai, però c'è tutta una squadra, una schiera di aiutanti spirituali che già si sta attivando per cooperare insieme a te per quella che è la tua missione, per quello che è il tuo compito. Quindi loro come sono lì che aspettano di entrare, diciamo, in azione, no? Che tu gli dia la possibilità di poter lavorare con te. Ci sono al momento, oltre a questa tua guida che già conosci, altre 4-5 guide molto che avranno un ruolo fondamentale nel tuo cammino e ognuna ha il suo compito, c'è cioè chi ti aiuterà nella guarigione, chi ti aiuterà nella parte della comunicazione a livello medianico e andando avanti nel percorso una dopo l'altra si avvicineranno e si manifesteranno e si faranno riconoscere da te. La prossima che entrerà, diciamo, in azione o che inizierà a cooperare con te in maniera molto attiva è una figura maschile. Questo accadrà di qui al mese di maggio, quindi però troverà il modo lei di manifestarsi, di farsi vedere, riconoscere a te, penso all'inizio attraverso un sogno che farai. Allora, Rosaria 22456 vorrebbe sapere qual è il suo nome. Rosaria, le 22456. tue mani, Rosaria, è importante che tu usi le tue mani, c'è un grande potenziale legato alla guarigione, cioè che passa proprio attraverso il contatto con le mani, inteso come nella forma che più senti consona a te, che può essere la pranoterapia, può essere fare dei massaggi che comunque sono dei massaggi, dei trattamenti che più che andare a lavorare, sì, passano attraverso il corpo, ma vanno ad equilibrare i chakra, l'aura, quindi inizia proprio a. C'è un grande potenziale di guarigione che non stai utilizzando, quindi è un po' come se andando a utilizzare questa energia, questa si attiverà. Anzi, è importante che tu lo faccia perché se non lo fai è un po' come se rischi anche di non star bene te, perché è come se ci fosse un vulcano con tutta questa energia che non riesce a uscire, a essere veicolata. Allora, Micaela, 5 anni, Micaela 28375. 5 anni fa ho avuto un'esperienza di premorte. È tornata diversa. Qual è il percorso da fare per scoprire la sua missione? Allora, Michela, è un percorso sicuramente di lavoro sulla consapevolezza, inteso come prendere consapevolezza anche di quelli che sono i tuoi potenziali a livello, i tuoi strumenti a livello energetico, quindi di conoscenza legata ai chakra, ai tuoi corpi sottili, imparare a sentirli, a usarli, a prenderne padronanza. Se vuoi, c'è questo percorso, tra l'altro i primi di maggio c'è questo percorso della scuola Contatto Celeste che parte dove si lavora proprio da lì, si parte dalla consapevolezza, inteso come prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri potenziali a livello energetico, chakra, corpi sottili. Quindi se sei interessata mando una mail a contattoceleste@gmail.com e ti mandiamo le informazioni.
Allora, Elsa, 4659, chiede qual è il suo compito in questa vita, in termini di vita. Allora, Enza, c'è questo compito legato alla, allora, una guarigione rivolto però al collettivo, inteso al metterti proprio al servizio, c'è questo tuo potenziale molto forte legato a lavorare con i bambini, ma anche con gli anziani, cioè con quelli che sono, diciamo, le categorie più fragili ma anche più bisognose nella nostra società, in una modalità proprio di educatrice, ma non un'educatrice classica, proprio di andare proprio a lavorare, non so se è un qualcosa che già fai, comunque qualcosa legato proprio al collettivo, che passa attraverso la comunicazione, quindi una guarigione attraverso la comunicazione del cuore rivolta ai bambini e agli anziani. Monica Ortiz, 4574, chiede qual è il suo dono che le conviene sviluppare. Allora, c'è un potenziale molto forte, Monica, legato alla scrittura. La scrittura è intesa come una scrittura medianica, la scrittura automatica, ispirata. Che poi in questa modalità, oltre al comunicare con le tue guide, col mondo spirituale, fanno vedere anche questo potenziale proprio anche di scrivere dei libri. Anche qui ritorna un po' questo tema rivolto ai bambini, come dei libri per i bambini, o comunque un argomento, però prova a metterti un attimo in questa modalità proprio di ascolto, di una scrittura proprio che all'inizio, ma più che automatica, ispirata, no? Dove ti lasci andare, lasci fluire tutto quello che arriva proprio attraverso di chiarudienza. Allora, Alessandra 6766 chiede come mai con sua figlia c'è un conflitto grande che sembra la figlia sembra la madre. Alessandra. Locci 6766 vorrebbe sapere come mai con mia figlia c'è un conflitto grande che sembra lei mia madre. Vabbè, tua figlia è un'anima antica, è una bambina delle stelle, quindi è un'anima molto saggia, quindi ha questa consapevolezza a livello animico, per cui no, tende un po' lei a prendere un pochino questo ruolo di madre. E oltre a questo, c'è un legame karmico molto forte tra di voi, legato a incarnazioni precedenti, nelle quali è stata tua madre, lei comunque si sono invertiti i ruoli, cioè sono cambiati i ruoli, quindi c'è un fate parte della stessa famiglia di anime, siete anime compagne, nel senso che vi rincarnate insieme in tante tante vite, cambiando, sovrapponendo i ruoli. Cerca di non essere così, nel senso rigida, nel dire io sono la madre, quindi te sei la figlia, cioè, perché comunque anche il rapporto è vero, però nella nuova era un pochino anche, non che figli, vabbè, devono fare tutto quello che vogliono, però a volte i bambini arrivano nelle nostre vite per essere loro degli insegnanti, per portare loro a noi degli insegnamenti, più che noi, cioè alla fine sono soprattutto questi bambini delle stelle. Tra l'altro la prossima diretta che farò martedì, le prossime dirette penso che dedicherò proprio a parlando dei bambini delle stelle, degli animali, e dove approfondirò questo tema. Soprattutto i bambini delle stelle hanno questa energia e questo compito proprio di insegnanti, no? Che più che essere noi a insegnare a loro, è il contrario, sono loro che vengono qua per portarci degli insegnamenti a noi. Allora, Giorgio 14873 vorrebbe sapere qual è il dono che deve valorizzare in questa vita. C'è un potenziale, Giorgio, di guarigione negli stati alterati di trance, comunque tutta la parte della guarigione, della comunicazione medianico in trance, quindi una cosa che se non la stai già facendo, che ti esortano a valorizzare e approfondire, sono gli stati alterati di trance e tutta la parte della medianità passiva, no? Che sia legata alla trance parlata o comunque alla guarigione. Allora, poi Angela 4-12-65 dice che ha dato un'altra occasione al suo compagno, voleva sapere come andrà e soprattutto se è carmico. Sì, E lui è 31-3 del 70. è un legame karmico dove c'è ancora
appunto alcuni nodi che avete da sciogliere, hai fatto bene a darvi quest'altra opportunità, perché se in caso contrario, quando ci sono appunto dei nodi, quando è un legame karmico, ci sono veramente dei nodi che vanno sciolti, vanno tagliati. Quindi il fatto di troncare questa relazione voleva dire tagliare, tagliare, ma energeticamente non è un qualcosa che non avresti risolto. Quindi hai fatto bene a dare un'altra possibilità, perché dare un'altra possibilità a lui considera come una possibilità che dai a te stessa. È la tua anima, perché non è a caso se hai attratto quest'uomo, c'è un legame, un qualcosa che ancora attraverso di lui anche te avrai la possibilità di andare a risolvere, a sciogliere, a imparare. Quindi c'è un'evoluzione che farete insieme. Ok, allora Marina del 15-12-65 chiede, vabbè, se ha una guida, ma l'hai già detto che ce l'hanno tutti, e il suo dono principale in questa vita. C'è un potenziale, Marina, molto forte legato alla comunicazione anche per te, anche in stati di trance, no? Quindi cerca di approfondire oltre la parte della medianità intesa come la chiaroudienza, la chiarosenzienza, la chiaroveggenzione, in stati di trance, di medianità passiva. Perché c'è un potenziale molto forte legato alla medianità passiva, anzi, dirò anche di medianità fisica, quindi tutta la parte della medianità fisica intesa come proprio fenomeni fisici, quindi che è una parte che pochi medium hanno, che ci rientra in questo tutta la capacità di lavorare, vabbè, quelli che praticamente usavano il tavolino, che cioè, riuscivano a interagire utilizzando l'energia del mondo dello spirito con gli oggetti, che può essere il cosiddetto tavolino, gli apporti, c'è cioè l'ectoplasma, cioè dove veramente riesci a essere un canale dell'energia del mondo spirituale molto forte. Allora, Antonietta 14769 dice che vorrebbe cambiare lavoro, se ci riuscirà, perché dove sta male. Allora, Antonietta, questo cambio di lavoro ci sarà nel tuo futuro non così prossimo, perché comunque diciamo che è anche un momento particolare ora quello che stiamo vivendo, ma al di là di quello mi fanno vedere che ci sono delle cose che ancora si devono in qualche maniera si devono manifestare ad accadere affinché tu possa attuare il cambiamento che desideri. Sicuramente sarà una cosa che di qui all'autunno ci sarà, però non la fanno vedere nel prossimo futuro, quindi avere un po' di pazienza. Mi parlano di un periodo di circa 6 mesi, forse qualcosina in più rispetto ad oggi, però abbi fiducia e sii paziente. Cerca di, come dico sempre io, per accelerare il cambiamento cerchiamo anche di ringraziare, cioè, quindi anche se questo lavoro comunque è qualcosa che desidero cambiare, però ringrazio per quello che c'è adesso e comunque mantenendo la mente orientata su ciò che desidera attrarre. Facciamo l'ultima, sono le 7. Rosalinda 29661 dice che ha una causa con suo fratello. Com'è? Rosalinda 20, Rosalinda 29, ok. 29661 è pieno di messaggi. Rosalinda. Allora, diciamo che come andrà? Andrà nel senso non come vorresti e speri te, però neanche male. Cioè, mi fanno vedere che comunque in questa causa alla fine il giudice è come se la darà pari e patta, nel senso come si dice, dove darà. Cioè, non ci sarà comunque un vincente, un perdente, ma non ti dico un 50 e 50, però forse un 60 e 40, ecco, perché non è così semplice questa causa. Quindi diciamo che te fa tutto quello che potevi affinché ci fosse la risoluzione migliore. Quindi, nel senso, cioè, quello che potevi fare l'ha fatto. Cerca comunque di essere fiduciosa, perché tutto sta, più che altro c'è questo giudice che non lo so, non è che mi piace tanto questo che ha questa data, questo, quindi c'è il rischio che comunque la risoluzione non sia quella che tu speravi o che magari dovrebbe anche essere, però è incerta questa situazione perché dipende tanto da,
anche da questa persona che deve decidere, che è possibile che magari piuttosto che darti ragione al 100% come pensavi te, ci potrebbe essere un 70, un 30, un 60 e 40. Quindi però l'importante è che questa cosa tu la chiudi perché ti crea veramente tante ansie, tanti pensieri, quindi lascia andare, veramente cerca di chiudere il più possibile, che è già un po' quella cosa che piace. Ci siamo? Oh, mi sento C'è troppo, quanto domanda? abbiamo finito. Allora, più che altro ci sono polemiche un po', Perché? perché cioè, le domande non sono state, non è che si saltano le domande, ho scritto più di una volta che sono Allora, a diciamo che caso c'è. e quelle che non sono molto precise non vengono presentate. Scusate, ma allora io cerco di fare questo servizio, e, nel senso che dedico il mio tempo e questa ora. Tra l'altro, stavolta, anziché dedicare una parte alla spiegazione, ho dedicato tutta l'ora a fare questi messaggi. Poi, naturalmente, in diretta siete, vabbè, 70, ora siete calati, non è che un'ora posso fare 70 messaggi, anche perché un minuto l'uno Ma è poi c'è meno, cioè, gente che ha scritto quindi 7-8 solo. volte, Poi, quindi naturalmente, avevo spiegato all'inizio che di fare una sola io e domanda, che Mirella comunque abbiamo fatto verrà, così, cioè, cercherò mediante. di, cioè, Amelia scorreva un po', naturalmente Il le suo domande ingegno. vengono estratte a caso, a sorte, cioè, quindi chiedo anche un minimo di rispetto, rispetto non tanto per me quanto per il mondo spirituale, quindi non è che siamo qui a giocare, quindi, anzi, anche perché se no poi dopo mi costringete a chiudere, non faccio più contatti a nessuno in diretta, farò soltanto conferenze o spiegherò altre cose, quindi naturalmente il mondo spirituale vi legge nel cuore, legge nelle vostre anime, quindi la scorrettezza o comunque il non rispetto di quelle che sono le leggi universali sicuramente farà in modo che non riceverete, non verrete estratte, non tanto da me quanto dal mondo spirituale. Quindi io non è che sto lì a guardare chi è, chi non è, oppure cioè, non c'è questo. Facciamo l'ultima. Allora. Maria Luigia 3171 è un messaggio dalle sue guide sulla sua formazione olistica. Precisissima domanda, più precisa di tante. Allora, quello che ti dicono le tue guide è che hai fatto una formazione olistica, cioè ti sei formata in più tematiche in questo momento, va bene, il fatto delle multidiscipline va bene, però ti chiedono anche di focalizzarti su un'area che desideri poi approfondire, affinare e portare, no? Perché poi comunque, come dico sempre io, va bene, bisogna saper fare un po' di tutto, però comunque scegliere un campo, una tematica che desideriamo magari approfondire. Quindi il consiglio che ti danno adesso è questo. Ok? Bene. Allora abbiamo concluso il nostro tempo. Ringrazio Amelia, ringrazio Mirella e ringrazio voi. E quindi mi dispiace che, come sempre, non so, c'è questa difficoltà di comunicazione. Dovessi la comunicazione col mondo spirituale è molto semplice, la comunicazione quando si passa attraverso la mente e l'ego è sempre molto difficile, no? Quindi mi dispiace che qualcuno magari non ha ricevuto il suo messaggio, però ci sono tante altre dirette, ci sono tante altre persone che prestano il loro servizio, cioè in maniera del tutto gratuita e disinteressata, proprio per aiutare, però naturalmente poi noi siamo uno, voi siete tanti, quindi bisogna anche imparare, magari chiedete anche attraverso altri canali, le vostre guide, attraverso i sogni, e poi se desiderate comunque avere un contatto con le vostre guide. Quasi tutte le persone che operano comunque, io lo faccio come mia occupazione principale, quindi potete contattarci e chiedere, fissare una seduta per un channeling, un contatto con le vostre guide o se proprio avete questa urgenza di approfondire e di farlo. Questo è soltanto un modo per dare un servizio e anche per far vedere come veramente avviene, no? Naturalmente poi più di tanto non si può approfondire. Ok, via, grazie a tutti, buona serata e
buon 25 aprile perché siamo fatti sabato è festa e noi ci rivediamo qui la prossima settimana, martedì, sempre martedì e giovedì alle ore 18, non so ancora, molto probabilmente farò altro, non so se farò ancora canalizzazione con le guide, vediamo, ascolterò appunto le mie guide, quello che mi indicheranno di fare, va bene? Grazie a tutti e come dico sempre che poi in realtà sono al servizio del mondo spirituale in primis, quindi tutto quello che accade è qualcosa che riguarda un disegno che è più grande di noi. Quindi imparate anche ad affidarvi e ad accettare con il cuore. Buona serata e a presto.